Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Volevo riallacciarmi al video della volta scorsa e parlare un po' del perché e di cosa sta accadendo. Allora, cosa sta accadendo? Bene o male lo sapete tutti, siamo agli arresti domiciliari purtroppo e molti cominciano a non capire il perché di questa situazione, anche se la TV e i media convenzionali ci fanno credere che questo virus stia mietendo un sacco di vittime. In realtà non è così. In realtà le morti sono nella media degli anni passati, quindi quelli che sono morti negli anni passati per vari problemi come influenza collegata ad altre patologie pregresse. Chi è già debole può morire in questo senso, ma niente più di questo. Molti se ne stanno accorgendo, lo dicono anche alcuni medici coraggiosi, lo dicono, hanno provato a dirlo, ecco. Ovviamente queste voci non vengono ascoltate, vengono messe a tacere perché non è negli interessi del sistema. Questo sistema infatti ci vuole schiavi, come ben sapete. Allora, vediamo un po' il perché. Perché dobbiamo restare tutti in casa se il discorso del virus è una scusa? Allora, praticamente dobbiamo restare tutti in casa perché fuori stanno lavorando a qualcosa che non dobbiamo vedere, che possono essere le antenne del 5G, possono essere varie lavori di taratura di queste frequenze e a cosa serviranno poi queste frequenze? Noi allora, non lo dobbiamo capire e non dobbiamo avere modo di unirci e protestare. E a questo serve questa divisione e lo stare in casa. A questo ed altro, perché ci sono sempre parecchi motivi, tutti concatenati. Questi fantastici nostri padroni hanno una forte capacità di prendere sempre i due piccioni con una fava. Quindi, questi molteplici problemi che ci crea questa segregazione in casa sono principalmente, allora, dal punto di vista, diciamo, economico e terra-terra, se vogliamo dire così, creare un disagio, quindi lasciare la gente a casa senza la possibilità di lavorare, quindi in difficoltà economiche, e questo già di per sé è frustrante. In più non si può avere contatti umani, che è quello di cui abbiamo bisogno sempre, quotidianamente, perché l'uomo è così, è un animale che condivide, un animale umano, un animale socievole. E quindi ha bisogno di questo. Questo ci viene tolto, ci sentiamo alienati. In più, cioè, questo crea frustrazioni e difficoltà. Ok? Creare frustrazione e difficoltà poi si ricollega ad un'altra cosa che spiego tra poco. Un'altra cosa abbastanza visibile e del sistema è affossare l'economia. Siccome siamo in un sistema in cui tutto deve sempre girare per rimanere a galla, cioè il criceto deve continuare a girare nella ruota se non vuole che la ruota si fermi. In questo caso ci hanno fatto fermare la ruota di colpo e noi non possiamo più farla girare e non possiamo andare avanti, siamo bloccati lì. Cosa succede? Che non ricevendo poi neanche aiuti per questa cosa, le ditte, soprattutto quelle più piccole, i lavoratori autonomi, sì, prenderanno sti 600 euro, ma cosa? Grosso non sono questi 600, non sono i soldi, soltanto i soldi, sono il fermare tutto. E prima che riprenda tutto, fidatevi che ce ne vorrà di tempo e non riprenderà mai come prima. Questo stop farà avere problemi se non chiudere moltissime aziende, moltissime
imprenditori, soprattutto quelli piccoli. Sappiamo che quelli grandi sono sempre tutelati e troveranno il modo, ovviamente essendo del sistema, di sopravvivere a scapito di quelli che poi chiuderanno. Questa è un'altra cosa. E invece, dal punto di vista sempre psicologico, abbiamo questa creazione di disagio, di sconforto e di paura. La paura è fondamentale perché quando abbiamo paura, quando abbiamo sentimenti negativi, le nostre vibrazioni si abbassano parecchio e questo ci fa male. Allora, fa male fisicamente, ci deprime, ci abbassa le difese immunitarie e ci rende più deboli. E psicologicamente la diretta conseguenza è quella di stare proprio, di essere depressi, di star male anche mentalmente, psicologicamente non ci si sente pieni di energia, felici. Quando ci si sente in questa maniera il mondo pare tutto in un altro, sembra tutto più bello quando siamo felici e non siamo, amiamo. Possiamo stare vicini ai nostri cari senza aver paura di attaccare malattie che poi non si attaccano, però questa è la convinzione, la percezione che ha l'umanità in questo momento di pericolo, di paura. Allora, il perché sia fondamentale creare questa paura? Allora, in primis, innanzitutto, siamo più manipolabili. Siamo inclini ad accettare a occhi chiusi quello che ci viene propinato e questo è un aspetto da non sottovalutare, un aspetto molto importante per l'avanzamento del sistema. E in più ci sono altri motivi che magari spiego nel prossimo video. Allora, adesso vediamo un po' cosa possiamo e cosa dobbiamo fare. Dobbiamo sapere che c'è sempre, sempre, le cose non sono mai assolutamente positive o assolutamente negative. Per fortuna c'è sempre la possibilità di vedere un rovescio della medaglia. In questo caso il rovescio della medaglia cos'è? Secondo me sarà una consolazione abbastanza magra, però se lo guardiamo da un altro punto di vista, questo periodo può essere un periodo in cui si frena, si rallenta. Ci si stacca dai ritmi frenetici del mondo come era prima, della società che ci vuole sempre con l'acqua alla gola, sempre di corsa, sempre ad arrancare, sempre a dover correre per raggiungere qualcosa che poi ci fa stare solo a galla, non arriva mai la vera soddisfazione. Ecco, in questo momento possiamo fermarci. Per fortuna, sì. Ci si potrà trovare in difficoltà economiche, ma possiamo anche cercare di aiutarci fra vicini, di aiutarci l'un l'altro. Nella stragrande maggioranza dei casi di fame è difficile morire in questo periodo in paesi sviluppati come il nostro. Non è piacevole, certo, ma non si muore di fame. Si può cogliere l'occasione per ridurre la propria vita ad un livello di semplicità estremo. Nello stare con i nostri parenti, stare in casa, chi ha la possibilità, chi convive con i propri parenti, logicamente, di tornare a fare le cose di una volta, semplicemente fare dei giochi in casa insieme, condividere, parlare, rallentare tutto. E questo secondo me è quello a cui ci dobbiamo aggrappare. E cosa fondamentale è restare positivi, perché se la negatività e la paura sono quello che ci fa rimanere schiavi, al contrario, l'amare, l'essere felici, l'essere positivi, nonostante tutto, può salvarci. E per fare questo trovate il rovescio della medaglia, trovate il lato positivo. So che non è facile. Non è facile, penso, per nessuno. So che richiede un grande impegno, una grande presenza morale, ma se vogliamo fare qualcosa, se vogliamo reagire, se vogliamo
vincere, dobbiamo trovare questo rovescio della medaglia, essere positivi e uscirne almeno per il momento psicologicamente. Perciò chi ha la possibilità, chi non abita magari in città, stipato in piccoli appartamenti in condominio, chi ha la possibilità di uscire un attimo nella natura, vada, stia nella natura, respiri il silenzio, gli uccellini che cinguettano, la natura che sta rifiorendo, facciano cose che gli fa stare bene. Fate cose che vi fanno stare bene, cercate di aiutarvi l'un l'altro, di sostenervi, di amarvi, di essere felici. Non abbiate paura, non abbiate paura del virus, non c'è nessun virus, non c'è nessun pericolo di contagio. So che dicendo queste cose rischio di apparire come un pazzo che vuole che l'umanità vada a finire male. È l'esatto opposto, non è così. Io voglio che noi siamo, che ci amiamo, che siamo felici e che ci liberiamo da tutte queste paure e questa oppressione, perché di oppressione si tratta. Ricordatevi che al momento ci stanno togliendo tutte le libertà, ma noi possiamo essere felici nonostante tutto. So che sembra impossibile, so che sembra una cosa da pazzi, ma in realtà c'è sempre la via d'uscita, c'è sempre la possibilità di essere felici. Questo non vuol dire che va tutto bene così. Fateci quello che volete, noi rinunciamo alla nostra libertà, tanto siamo felici lo stesso. No, ovviamente bisogna lottare per la propria libertà, in maniera sempre non violenta, liberarsi e non accettare queste imposizioni. Però, al momento, la cosa più importante è mantenere alto lo spirito, amare ed essere felici. Grazie mille a tutti per il tempo che mi avete dedicato. Grazie per la visualizzazione, per la visione. Vi mando un grosso, un enorme abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Filia ve, voi non ho più, eppur non cado giù.